Ma non l'hai manco fatta tu, quindi sei fattorino. Sei libero. Sei fattorino. Il rider, il Un rider. rider. Invece mi ha paura dei cani. Paura dei cani? Mi dispiace, ma è attorniato dei cani in questo momento. Vediamo cosa. Vediamo cosa ci offre stasera l'asporto. Vediamo. Ah, questo è praticamente la. Come si chiama, Dani? Pi? Pizza. Pizza. Mamma ha comprato la farina per farla e ce l'ha mandata. Ho mandato Daniele a prenderla. Si sono fatti anche la cosa, si sono fatti la pala, se non mi sbaglio. Voilà. Che bontà. È perfetta. Perfetta? Con il Aggiudicato? pomodoro si doveva fare di più, ma Esperimento di se lo mamma. lasciavamo di più si bruciava. Esperimento di mamma è riuscito, ragazzi. Poi vi diremo anche qual è la farina. L'impasto perfetto. Benvenuti e bentornati nel nostro canale. Benvenuti e bentornati in questo nuovo Vlog! il vlog inizia. Sono raffreddata di nuovo per l'ennesima volta. Daniele ha detto: apri il frigo e vedi cosa ti ho preso. Allora ho detto: no, allora prendo la fotocamera e lo facciamo insieme. C'è una marea di roba. Abbiamo fatto rifornimento, ragazzi, non avevamo più niente. Scorte di mozzarella grattugiate perché quelle dell'Lidl conviene. Abbiamo fatto un giro e poi so già che mi ha preso l'oro. Ma una sola ne ho preso. Hai fatto la scorta? Così due. Bravo. Allora, queste sono le mie Non sono cotolette. quelle che hai preso tu. Ah no? Queste secondo me sono ancora meglio. Gran burger con filetti di pollo. Dovete sapere che io amo le cotolette di pollo, queste qua particolari. Ma c'è queste del Lidl che non le fanno sempre, le fanno raramente. Sono buonissime, queste sono un nuovo tipo addirittura, ha detto Daniele, e le proveremo insieme, ovviamente, perché io adoro il McChicken. Non frequento il McDonald's, però da quando sono piccola amo il McChicken. Ok. Poi, alla faccia, e cerco, mi posiziono qua così, intanto io cerco. Ha preso l'oro per fare il tiramisù. Che ci servirà per domenica e anche il caffè. Poi avrei presa Che cosa ti ho preso? preso l'oro. Dovete sapere che da quando ho ricominciato l'alimentazione decente ho molta voglia di dolce. Quindi, soprattutto dopo pranzo, io per attutire questa voglia di dolce mangio un cubetto di cioccolata fondente e c'era finita quella che avevamo di Monica. Quindi abbiamo scelto di prenderla, cioè abbiamo detto dobbiamo prenderla. Daniele ha comprato l'oro e ha comprato questa cioccolata di Monica con scorza d'arancia, questa cioccolata di Monica con pistacchio. Ah, che bontà! Vediamo gli ingredienti. Pasta madre di cacao, zucchero 10% di pistacchi e cacao 50%. Ah, non sono malissimo, lo zucchero doveva andare alla fine. Poi ha preso questo, che è 70% di cacao, buonissimo per la mia pausa dolce. E, pasta di cacao, zucchero, burro di cacao. Sempre la stessa cosa, meglio se lo zucchero è alla fine, ma ci accontentiamo lo stesso. Sai, gli ingredienti. Questa c'è la fondente mo. No, è buono, va bene lo stesso, buonissimo. Che pasta vuoi? Io pasta corta. E poi ha preso l'oro. Le caramelle gelée con lo zucchero, perché facciamo il tassello ora. Appoggio sulle cioccolate, perché per la mia glicemia sono fantastiche. Quando io arrivo a 70, se mangio tre di queste, anche due, sono buone e non sono come lo zucchero che è odioso da prendere, sinceramente. E mi normalizzano subito la glicemia a 100, poi mangio un crackers o un biscottino e vado tranquilla, mi si mantiene buonissima. Quindi faccio una pausa buona, ecco. Nel frattempo Daniele sta pesando la pasta. Però, cioè, nel senso, vado
vado a riprendere la mia glicemia in modo un po' allettante. Non amo molto la Coca-Cola, sinceramente, anche perché mi capita spesso il pomeriggio, non riesco a parlare, cioè come la faccio? Il pomeriggio alle 6 e quindi non mi va proprio la Coca-Cola. Poi abbiamo preso di nuovo l'oro. Non c'erano così di mais. Non c'erano? No. Ah, è vero! Ha preso i triangolini di mais. Io adoro i crackers di mais, sono buonissimi, sembrano dei popcorn. Però ha preso questi, ci accontentiamo, sempre per una pausa un po' allettante. Frutta secca a volontà! Ha preso questo che è il mix, molto buono, e questo che sono gli anacardi salati. Tostati e non fritti. E poi niente, la solita spesa, sì, mi sembra di interessante da farvi vedere. Come sempre io prendo lui panini di segale, perché questo del Lidl è molto buono. Vado a passarlo in padella un attimo, proprio faccio una girata, una voltata, ed è buonissimo, mi piace tanto. Poi c'è la tabella nutrizionale, sinceramente preferisco a volte questo pane qua, perché la tabella già mi porta com'è il pane, anziché il pane normale che devo pesare e farmi il calcolo dei carboidrati, perché è una cosa pallosa. Ma proprio ci sono volte in cui mi viene lo sclero a contare, ricontare, pensare se il pane è congelato, no bordello. E poi niente, e oggi mi sono messa questa maglietta che è bellissima, l'ho pagata da pochissimo dai miei amici Chinese Amour, ve l'avevo fatta vedere, non indossata, e questo è quanto. Faccio fatica a parlare, ragazzi, ho una tonsilla gonfia. Non so se perché ho preso freddo o perché comunque ho avuto a che fare con tanti bambini con il mocciolo che calava, quindi sarà quello? Non lo sappiamo, ma penso di sì, perché pure Daniele si è raffreddato e con dolori. Ma non abbiamo febbre, quindi non ci possiamo fermare, perché non ha senso fermarti se... Quindi stiamo lavorando lo stesso, ma siamo distrutti. Daniele non può proprio fermarsi, io neanche, perché comunque uno dei due lavori soprattutto non mi è, in questo momento non è il caso. Ho iniziato da 2 mesi, quindi non mi sembra il caso di darmi malata, se riesco, se poi sto proprio male, pace. Però oggi io mangerò pasta con un sugo di carciofi preparato dalla mamma. Quello qua me l'ha dato nel contenitore. E mi ha dato anche per stasera questo carciofo. L'ha fatto in un modo così buono che io mi auguro riproduca la ricetta per farvela vedere. Perché ha fatto una specie di sughetto di base con cipolla, pomodoro fresco, prezzemolo mi pare, questo del genere, e olio ovviamente. Poi ha messo questi non sono cavolfiori, sono carciofi, carciofi romani, quelli grossi, riempiti con la mollica, e li ha messi dentro la pentola. E la mollica che è caduta ha fatto una crema fantastica, buonissima. Io già ieri ovviamente ho assaggiato la crema, perché mentre cucinavo ho assaggiato, perché io sono quella che assaggio sempre in quella casa. E mi ha mandato pure un carciofo per stasera, quindi stasera vi farò vedere con bontà, mi auguro di ricordarmi. E oggi forse riuscirò, non voglio parlare troppo ad alta voce, a editare un video per voi. Questo è quanto, andiamo a mangiare e vediamo come affrontare questa giornata. Questo è il carciofo di cui parlavo, e praticamente sopra c'è pomodoro, cipolla, non so cosa altro c'è, mollica. Questi si mangiano foglia per foglia, da noi si dice si spinnano foglia per foglia. Ma infatti guarda, già ho iniziato a toglierlo e si mangia tutta la mollica che c'è dentro. Buono. Come bollettino medico. Io sono ancora raffreddato. La stiamo superando, io sono qua. Ah, la supera. La supereremo. Ah no, telecamera no, no. Siamo raffreddati cotti, 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 come mezza popolazione italiana. Oddio, ma... Non io vedo. Dunque, come c'ho sti capelli? Legati perché... Brisci il mallotto che è tutto scuro. Siamo nella nostra pausa pranzo e stiamo provando la cioccolata che Daniele ha comprato. Quindi sta aprendo la sua con la scorza di arancia, che poi... Ma, chiariamo questa cosa. Allora, l'arancio non lo vuole.
L'arancio non lo vuole, però si mangia, si beve l'aranciata, si mangia le caramelle, comunque fragola, arancia, queste cose qua, si mangia la cioccolata con la scorza di arancia. Ma è scorza, ha un po' di aroma, c'è. Com'è possibile che l'arancio non te lo mangi? Cioè, la base non la mangi. Che devi parlare? Taglia. Dammi quello grigio, dammi quello grigio. Questo? Ne stavo comprando una. Guarda come che taglia la tovaglietta, guarda, guarda, guarda. E fuoco. No, vai. Un pezzettino, non tutta, no, ho visto già quella pistacchio io. No, di me. Sì, puoi, di me non. Dai, di me, una più piccolina. Ma devo mangiarmi la mia, già, mi sono mangiata la frutta. Cristoforo Colombo. Non riesci a tagliarla. Va bene così. Lascia stare Cristoforo Colombo. Ci sono le scorzette. Vediamo. Non mi piace. Questi sono pezzetti d'arancia. Non è buona per niente. Non mi piace, già te la puoi mangiare tu perché tu te la sei comprata. Mi lascia il caffè per ultimo, così mi togli questa parte. Dobbiamo dire gli accilloni di portarcela. No? Era buona quella. Taglia questa. Quella sapeva di arancia. Questa è il pistacchio. Tra l'altro, nel frattempo che lui apre, vi appoggio sullo Scottex. Vediamo se tiene. Uno Scottex con i mandala, ragazzi, a notare, è fantastico. Non posso, te l'ho comprato. Asso Ultra della Foxy. Ci sono i mandala. Rilassante. Tra l'altro, questa cosa non posso anche cacciare. Devo lavarmi i capelli. Tra l'altro, si è finito di schiarirsi la voce d'agnale. Che vi stavo dicendo, mannaia. Ah, mi hanno regalato un sacchetto con due cornettini al cioccolato e due treccine piccoline. E li ho praticamente congelati in modo che per domenica ho la colazione. Perché io al momento solo la domenica sto facendo una colazione un po' più particolare. Guarda qua, pezzettini di pistacchio, vediamo com'è. Questo è buono. Merita. E mangia della bella. Però sinceramente posso dirti una cosa? No. È buona. Sembra proprio come quella che ci hanno portato là da il cioccolato di Modica che ci ha portato Giovanna. È però buona. Però ci sente troppo sto zucchero. È la caratteristica sua. No. Qua si sente di più. Ti ho detto a malapena un sapore di lavoro. Prendi il mio caffè. Caffè, mi va. Poi di fronte a me già c'è il PC del lavoro. Ah, sì, lo scatolo per favore. Sì. Dov'è? Dove te? La chiperina. Sono lo scatolo della chiperina. La chiperina. E che erano belle le sira. Uno si spruzzava una cosa intorno al naso e uno si spruzzava un'altra cosa. Lazzaretto. Chi cane. 2,90. Che dobbiamo fare, ragazzi? C'è una decimazione di veramente IGP questo è quanto. Io vado a terminare alcune cose del lavoro di stamattina e tra un poco inizio a sì, ho un'ora di tempo perché tra un'ora devo dirigermi sull'altra postazione di lavoro. Ce la possiamo fare? Tutto sotto controllo. Stamattina mi hanno fatto una foto bellissima con un bimbo che però non posso farvi vedere. Una mamma me l'ha mandata. Sto capendo tante cose in questo periodo molto belle. Comunque, bellissimo. È bello perché questo bimbo mi ha fatto un segno con le braccia che voleva essere preso in braccio. Io raccontavo poco fa a Daniele. Sono felice perché secondo me i bambini percepiscono tanto. Percepiscono tanto. questo è quanto. E nel frattempo che sto facendo? Ah, ho sciogliato la cosa. Sparecchiamo. No, aspetta, c'ho il caffè ancora io. Io tu guardo. Stavo liberando il coso per mettere il mio piatto. Metti ansia. Io mi caccio le mie cose. Dobbiamo fermarci. Quando si mangia si deve gustare il cibo. Gustare il caffè. Della peppina. Io ho messo da mangiare un uccellino sì, perché certo.
viene e mi trovo ogni tanto, cioè, si appoggia là. Ci busta il tuo coso, si il vetro. No, no, si mette nella cosa, in quella pianta, si mette là lui. Io gli ho messo due pezzettini di pane, ma non è tornato. Perché sta piovendo, si prende un po' di pioggia. O comunque. Va bene. Brava Kiwi. Pure tu? Stai partendo? Ehi, mamma mia. Come si dice? Che soggetto. Ospedale andare meglio. Ma io dico, almeno uno dice tu, vabbè, dipende dalla febbre di stare nel letto. Devi pure lavorare, come se vogliamo combinare. Perché alla fine quando hai un raffreddore, ormai che c'erano comunque le mascherine, non bel lavoro, non ha senso, ecco, pure per questioni di coscienza. Però mi piacerebbe stare nel letto, coricata. La settimana. No, settimana no. Ah, ma... Oddio, se avessi una settimana a stare a casa fare tante cose, no? Pure un mese mi faceva il toiletto proprio. Mamma mia. Che urto mio marito. Mangiare. Ciao Loveri, non ti posso prendere che mi lasci tutto il pelo su questa maglietta che attira i peli. Ciao. Mangiare, dormire. Ciao mondo dello YouTube! Io sto diventando sempre più panzerotta da quando ma mi hanno sterilizzato. Ma dici che la maglietta attira i peli? Mi immagino la maglietta che fa venite i peli. No, aspetta, fai vedere di nuovo che non ti inquadra. Che ti immagini, scusa? No, perché la perla di oggi è questa. La maglietta che attira i peli. Venite, venite. E i peli. Che peli fino. Già, pure la mia per attira i peli. Abbiamo comunque delle feppe oggi che sono proprio contrarie a questa casa, cioè assurde. Prendono una qualunque, però sono calde, per questo sinceramente questa per lo meno è calda. Va bene. Buona. La vedete ora. Faccio i piatti e torno a lavorare. Che piatti devi fare?